Riscalcio con Luciano Rindone. Ciao Luciano. Ciao Stefania, buongiorno a tutti. Buongiorno a voi cari telespettatori, rieccoci in studio pronti ad accogliere le vostre telefonate, i vostri messaggi, tutto sul calcio, sì, tra parentesi, tutto sulla nazionale, su questa Molto sulla nazionale, troppo. Hai avuto per un momento l'aria dei giocatori che scendevano dall'aereo immaginandoci chissà quali festeggiamenti e invece... Forse siamo dispiaciuti più noi per il lavoro che ci... dovremmo fare fino a fine luglio rispetto a loro che sono già in vacanza. Eh sì, certo, e poi a nessuno ovviamente interessa più l'europeo. Sì, invece sì, ci interessa, però ovviamente si fa più fatica, no? Perché manca la nazionale. Sentiamo i nostri amici, pronto? Pronto? Sì, sono Bino da Piacenza, buongiorno. Buongiorno, vorrei prego. Fare una considerazione ancora sulla nazionale. Allora, sì, questa nazionale purtroppo... Allora, non avendo grandi giocatori, vabbè, siamo tutti d'accordo, però il problema che di questo che purtroppo negli ultimi anni la Serie A, da quando è uscita la legge Bosman, si è riempita di un sacco di stranieri e da 1996 in poi tutti quelli che sono venuti, il 50% potevano tranquillamente non venire, apro e chiudo la parentesi. È uno dei tanti motivi questo qui. Poi riguardando questa nazionale che purtroppo è arrivata scarica sia fisicamente che psicologicamente a questo europeo, e Spalletti non è riuscito, non ha mai avuto le idee chiare della prima partita, perché quattro formazioni diverse, è andato purtroppo, mi dispiace dirlo, con le idee confuse. Mi dispiace dirlo, ma è andata così. Chiaro. Vorrei sapere Rindone cosa ne pensa. Grazie, un saluto. Cioè Spalletti, idee confuse quindi? Sì, anche presuntuoso. Sono d'accordo totalmente con la disamina che ha fatto il telespettatore. Su Spalletti siamo tutti d'accordo. È arrivato lì con la presunzione di voler fare l'allenatore, non il commissario tecnico, e sono due mestieri totalmente diversi. Confusione tattica, confusione tecnica, confusione nelle dichiarazioni, e quindi credo che il responsabile principale sia lui, come giusto che sia, quando ci sono delle debacle del genere, senza togliere nulla ai calciatori che erano e che restano mediocri. Questo lo sapevamo fin dall'inizio di questa spedizione. Per quel che riguarda i problemi della nostra nazionale, è chiaro che il nostro sistema calcio non aiuta. Ieri abbiamo fatto l'indagine, i numeri dicono che siamo il secondo campionato con più stranieri tra le big leghe europee, la prima è la Premier League, che comunque ha la forza e la fortuna di esportare molti giocatori. Basti vedere Bellingham nel Real Madrid, Harry Kane nel Bayern Monaco. Noi invece non riusciamo a mandare nessuno al di là del nostro campionato, a parte Donnarumma, che si è dimostrato essere il giocatore più forte di questa nazionale. Quindi è chiaro che se bisogna fare una riforma, bisogna farla più che nel nostro campionato, penso nei settori giovanili, i settori giovanili pieni zeppi di stranieri e di giocatori che servono soltanto per vincere quei campionati e non per dargli un futuro magari nei nostri campionati o nella nostra nazionale. Molti di questi primavera magari vincono il campionato primavera e poi si perdono nelle categorie inferiori. C'è bisogno di una riforma, assolutamente. Il primo campionato in cui nel nostro nelle nostre rose erano presenti più stranieri che italiani è stata la stagione 2015-2016. Basti pensare a quello che abbiamo fatto noi al di là dell'europeo vinto dal 2016 in poi, cioè due fallimenti mondiali e una vittoria dell'europeo che lascia il tempo che trovo. Telefonata da casa, pronto? Pronto Stefania, buongiorno a te. Buongiorno. Niente, bisogna riportare secondo me la voglia di... cioè, rindossare la maglia nazionale, cioè una volta indossare la maglia nazionale era il top per un calciatore. Questi qui di adesso, compreso il blocco interista, io sono interista, erano più con la testa ai Ibiza, secondo me già erano pronti ad andare. Il problema è quello, io ho visto tutto un sacco di partite dell'europeo, ma tutti ci mettono grinta, forza, volontà. Tutti ci mettevano, i nostri sembravano persi per il campo, quattro zombie così. Cioè è vergognoso vedere una nazionale in questo stato. Bisogna riportare il valore della maglia azzurra ai giocatori. Buona giornata a te e a tutti. Ciao, grazie. Ma secondo te, Luciano, è un problema di voglia
O tu dicevi, parlavi della cantera, no? Io penso ci sia un problema di qualità. Cioè, sono giocatori che è vero che molti di questi hanno fatto delle finali di Champions, anche di Europa League, di Conference League con Roma, Inter, Fiorentina, eccetera. Però più che non sentire la maglia, sentono il peso della maglia, perché comunque parliamoci chiaro. Cioè, la sentono troppo. Noi siamo una nazionale che ha vinto 4 mondiali e 2 europei. Da noi ci si aspetta sempre di arrivare in fondo in tutte le competizioni, e al di là di arrivare o meno in fondo nei campionati europei e mondiali, a volte abbiamo il dubbio, il rischio di non parteciparvi. E quindi è chiaro che il peso aumenta. Poi io credo che la mancanza di grinta non sia dettata dalla mancanza di volontà di buttare l'anima in campo, di metterci tutto, quanto di una condizione fisica che è apparsa evidentemente sotto zero, ma questo l'ha fatto intendere anche il commissario tecnico. Sì. Quindi credo che il problema sia stato fisico barra mentale, e non penso che questi giocatori abbiano l'intenzione di andare a una competizione così importante e fare figuracce, perché ne risente anche la carriera di ognuno di loro. Telefonata, pronto? Buongiorno Stefania, ciao Luciano. Buongiorno. Allora, cara Stefania, questo prendiamolo come battuta. Mia nipote, dopo un quarto d'ora, ha detto così sabato, ha detto: nonno, io me ne vado al parchetto, te la vedi solo tu la partita. Era quello che volevamo fare tutti, praticamente. Aveva già detto la partita. Per quanto riguarda Spalletti, per me nessuno lo seguiva in campo, però se vanno avanti con lui non so se andiamo ai mondiali. Va bene, un saluto a tutte e due. Ciao, un saluto, grazie. Beh, Spalletti ha chiesto scusa, non si dimette, così Gravina, che insomma lui si è arrampicato anche un po'. Allora, io intanto volevo tornare al discorso del telespettatore che diceva sembrava che la squadra non lo seguisse. Io penso che in parte sia vero, nel senso che è chiaro che Spalletti ha delle idee di calcio e non gliele togli dalla testa. Questo l'abbiamo capito ai tempi anche dell'Inter, è stato 2 o 3 anni all'Inter. Insomma, si capiva che anche in determinate partite, in determinate situazioni, molti chiedevano di, faccio un esempio, schierare le due punte, Icardi e Lautaro, e lui andava avanti per la sua strada. E qui è successo qualcosa di simile. È chiaro che l'Italia si basava su un blocco dell'Inter, poi può essere un blocco di campioni, un blocco di giocatori normali, questo non è importante, però c'erano dei giocatori abituati a giocare in un certo modo, con un certo modulo. La parte più significativa, l'emblema di questo europeo, è stata la conferenza stampa in cui Spalletti, alla domanda: ma è vero che c'è stato un patto nello spogliatoio per far giocare col 3-5-2, lui ha risposto in maniera piccata al giornalista Il Sole 24 Ore, ma lì abbiamo capito che la squadra comunque si sentiva più sicura di giocare in un determinato modo. Immagino che questo consiglio sia stato fatto soprattutto dai giocatori dell'Inter, che erano in maggioranza, e soprattutto sono quelli che hanno giocato in finale di Champions, hanno vinto l'ultimo campionato e via dicendo. È chiaro che Spalletti, presentandosi con 3 moduli diversi, 4 moduli diversi, 4 partite diverse, ha peccato molto di presunzione, o quantomeno è arrivato a questo europeo senza le idee chiare. Questo è dovuto al fatto, intanto, perché non è facile diventare da allenatore a commissario tecnico, che sono due mondi completamente diversi. L'allenatore allena i giocatori tutti i giorni per 9 mesi, il commissario tecnico è un selezionatore che deve tirare meglio di questi giocatori in 20 giorni, 30 giorni. È un'altra missione totalmente. Bisogna adeguarsi a quello che hai a disposizione, quello che Spalletti non ha fatto. Allora, sentiamo ancora le telefonate. Pronto, buongiorno. Le sentiamo le telefonate? Forse Spalletti. Spalletti che dice perché non si è dimesso, ce lo spiega, visto che ce lo chiedono e ci dicono: ma perché Luciano, secondo te, non si è dimesso? Ma in Italia, quando c'è un naufragio di qualunque cosa, che sia calcistico o politico, si chiede la testa del responsabile. Certo. In alcune situazioni, soprattutto quelle politiche, posso essere d'accordo, in questo parzialmente. Nel senso che comunque è vero che Spalletti, rispetto, come dice lui, rispetto agli altri commissari tecnici, ha avuto meno tempo per assemblare questa nazionale. 10 partite non sono tante, e si arrivava a una situazione molto difficile con l'abbandono di Roberto Mancini, e soprattutto una mancata qualificazione europeo e al mondiale è un europeo in dubbio. Io non credo che Spalletti abbia tutte queste cose, sicuramente ha delle responsabilità, ma deve essere in grado, nei 2 anni di contratto che gli rimangono, di portarci al mondiale e di trasformarsi in quello che gli viene chiesto da tutti, cioè diventare il commissario tecnico e rilanciare questa nazionale anche con scelte coraggiose. Telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno Stefania, sono Luigi da Brescia. Ben trovato. La saluto lei e al suo collega, non mi ricordo mai come si Luciano chiama. Stefano Cattani. Come si fa a dire il blocco dell'Inter? Il blocco dell'Inter, il blocco della Juve.
uno della Juve una volta voleva tutti e cinque quelli dell'Inter. Voleva Di Marco e da Cotto, Damiano e Cotto. Ah, ok. Sono tutti cotti. Dalle dimensioni qui in Italia, guarda che qui in Italia non danno le dimensioni a quelle che rubano i politici, danno le dimensioni loro, ma stiamo scherzando. Qui in Italia voglio andare avanti sempre, la sedia è attaccata con la colla, si stacca più. Quindi Spalletti non si dimette per questo. Buongiorno, buongiorno. Sì, allora, poi ha dato un po' di pagelle, poi man mano magari diamo un po' di numeri in quel senso anche noi. Sì, posso rispondere. Certo. Beh, se il blocco Inter è bollito, è ancora peggio per Juve e Milan, che sono arrivati a 30 punti, 20 punti dai bolliti, quindi... Io non credo che bisogna fare ironia sul fallimento del blocco Inter, perché almeno l'Inter qualche italiano lo fa giocare nella nazionale italiana. Juventus e Milan invece no. Juventus e Milan ci hanno consentito, i vari blocchi, di giocare finali mondiali, di vincere anche i mondiali. Se la nazionale in questo stato è perché Juventus e Milan sono zeppi di stranieri, arrivano a 20 punti dalla prima. Facciamoci delle domande e diamoci delle risposte abbastanza scontate. Rosario da casa scrive: Spalletti ha scaricato la colpa sul blocco Inter, come fa a avere i giocatori dalla sua parte? Dice. Beh, sì, non, io quel discorso di Spalletti sinceramente non l'ho capito, anche perché poi dice: io ho visto che all'Inter si allenavano regolarmente, Inzaghi è stato correttissimo ed è una società seria, e ha aggiunto tra l'altro che in campo c'erano soltanto due dell'Inter nell'ultima partita, quindi è stato un discorso un po' assurdo. Ci puntava molto su questo blocco, ma ha sbagliato, perché era un blocco difensivo. Un blocco difensivo è un conto, è in avanti che l'Italia ha dimostrato di avere grandissime pecche, soprattutto perché nell'ultima partita ha fatto 10 tiri in 4 partite, credo troppo pochi. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Alfonso da Cinisello. Ben trovato, prego. Io volevo dire il mio pensiero riguardante la nazionale. Purtroppo ci sono gli under 15, i vivai delle nazionali italiane, che danno molto. Basterebbe che prenderebbero i ragazzi e li fanno giocare in nazionale, perché gli adulti, i nostri giocatori, quando vanno nella nazionale non ci hanno voglia più, perché sono già spompati quando arrivano lì e sono troppo pagati. Va bene Alfonso, grazie. Lui dice ci sono gli under 15 che sono più volenterosi quando poi ti puoi sempre sentare con i minorenni, perché poi se giochi dopo le 11 in Germania devi tornare a casa a un certo orario, quindi non posso. No, però il discorso è vero. Comunque noi siamo una scuola calcio straordinaria, lo abbiamo dimostrato in 100 anni di calcio, continueremo a farlo, forse in questo momento fin troppo dal punto di vista tattico e meno dal punto di vista della qualità. Non ci sono più i talenti di una volta, Roberto Baggio, Francesco Totti, giocatori straordinari, inimitabili. Però sicuramente il nostro sistema calcio, il nostro campionato, i nostri campionati devono tutelare di più i giocatori italiani, se vogliamo avere una nazionale competitiva. Se non vogliamo avere una nazionale competitiva, la globalizzazione ci ha portato questo e ci teniamo questo. Allora, devo andare un attimo in pubblicità, torniamo da voi tra poco. Rieccoci a parlare della nostra nazionale che fu. Adesso ritorniamo con questo pagellone, cerchiamo di fare un'analisi anche dalle vostre voci su quanto è accaduto e capire in che direzione anche andiamo, visto che Spalletti non si è dimesso. Confermo, Gravina non si è dimesso. Leggeremo i vostri messaggi, sentiamo le telefonate. Pronto? Niente. È gravina, allora, no, leggiamo qualche messaggio. L'unica partita decente che ha giocato l'Italia è stata contro l'Albania, decisa da due interisti, il resto sono solo chiacchiere. E poi la scuola calcio italiana ultimamente forma dei milionari, non dei professionisti. Se non cambiano rotta, non ci qualificheremo anche per il prossimo mondiale. E poi cos'altro deve accadere prima che Gravina dia le dimissioni dopo aver girato tutte le poltrone in federazione, nauseante la conferenza stampa di ieri? Dice Enzo da Milano. Beh, vuoi che risponda su Gravina? Sì. Okay. Beh, è chiaro che il presidente federale ha la maggiori responsabilità, perché ha scelto il commissario tecnico, che comunque ha avuto tempo limitato per potersi presentare in maniera dignitosa, anzi no, in maniera dignitosa no, perché ci si può presentare anche in maniera dignitosa, in maniera proprio terrificante. È vero anche che comunque si voterà la presidenza della Federcalcio a marzo del 2025. Parliamoci chiaro, il nostro obiettivo è quello di tornare al mondiale e di creare i presupposti per ricostruire.
la nazionale, cosa che adesso Gravina dovrà fare intanto per mantenere il posto alla Federcalcio e di non perdere le elezioni. Qua in Italia non si dimette nessuno, io non sono d'accordo che debba dimettersi Spalletti, perché comunque il suo obiettivo è quello di portarci al mondiale, e lo dovrà fare, perché comunque tornare al mondiale è già un obiettivo. Il vero problema sarà quello non di uscire male dall'europeo, è quello di dare la possibilità alla nostra nazionale nei prossimi 10 anni di ricostruirsi. Queste le risposte che devono dare. Le dimissioni che cosa portano? Cioè porta gente che ha voglia di riformare il nostro calcio, vediamo, perché comunque non dipende soltanto dalla Federcalcio, dipende anche dai club, e quindi il club, il nostro sistema è colpevole, dovrebbero rimettersi tutti quanti, compresi i dirigenti dei club, che non hanno alcuna voglia ma neanche interesse di dare la possibilità alla nostra nazione di avere una squadra competitiva. Telefonata, pronto? Pronto. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno, sono Rotta dalla provincia di Bergamo. Prego. Volevo dire una cosa, si dà la colpa a Spalletti, se Spalletti non ha i giocatori perché sono arrivati proprio spompati e con poca voglia, mi sa. Dopo si dà la colpa anche al fatto, ma c'è il gruppo dell'Inter, c'è il gruppo dell'Inter, quanti ne hanno giocati dell'Inter? Ma quando giocava quelli della Juve, quando giocavano quelli del Milan, quanti ce n'erano dell'Inter? Con tutte le partite che ha fatto anche quelli dell'Inter, sempre tirate le partite dell'Inter, non si può dare la colpa ai giocatori dell'Inter. Forse perché io sono anche interista, magari li tengo un po' coperti quelli dell'Inter, ma comunque non c'è poco. C'è poco in nazionale, c'è pochino, con poca voglia, pochi giocatori con poca voglia e poco. Va bene. Salve. Grazie, salve. Lui dice pochi giocatori con poca voglia. Ma io, allora, le conferenze stampa di Spalletti sono molto particolari, perché il 90% delle cose che dice non si capiscono. Però in alcune circostanze è stato molto chiaro, come quando ha detto: io dopo la partita contro la Spagna ho fatto un lavoro di recupero dal punto di vista fisico, in un'altra circostanza invece ho cercato di aumentare il ritmo. E in tutte queste partite lui non si è dato la risposta nel motivo per cui fossimo sotto livello. Lui ha sempre parlato di sotto livello, al di là della qualità, che comunque 3 passaggi in Serie A si fanno, li fa chiunque, figurati se non li possono fare questi giocatori. Però si è notata proprio una mancanza totale fisica, e questa è la reale colpa di Spalletti. Non lo so se è possibile trovare 26 giocatori che sono arrivati scarichi. Ci sono giocatori che sono arrivati, cioè i giocatori dell'Inter sono arrivati agli ottavi di Champions, non è che sono arrivati fino alla finale, quindi hanno giocato fino ai primi di giugno. I giocatori della Roma sono arrivati ai quarti di finale, quindi queste sono le responsabilità. Spalletti lì è stato molto chiaro: dal punto di vista fisico siamo arrivati in una condizione pessima. E poi la presunzione dell'allenatore è stata quella di cercare di mettere le idee di Spalletti al servizio di questi calciatori, e invece no, quindi si è cercato di fare un gioco più prima di palleggio, poi di contropiede, una confusione totale che ha portato a questo risultato. Mi sembra tutto abbastanza evidente. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno, Mauro Damiano. Buongiorno, parli un po' forte che la sento già bassa, prego. Sì. Volevo chiedere una cosa a Luciano. Sì. Non voglio più fare critiche sull'Italia, perché tanto ormai è andata così, però io vedo una grande differenza tra il primo tempo e il secondo tempo. Sono gli stessi giocatori che al primo tempo hanno giocato subendo il gioco, tutti nella loro metà campo. Il secondo tempo, anche se nella confusione con giocatori fuori ruolo, eravamo tutti nella metà campo della Svizzera. Ma io dico, chi è che ha scelto di giocare così alla fine? Non è piovuta dal cielo, perché sono gli stessi giocatori. Magari quella grinta che hai avuto nel secondo tempo, a parte il secondo gol subito, se la metti anche nel primo tempo magari te la tiri 0-0 e vai a finire ai rigori. Dimmi te, Luciano. Grazie. Grazie, ciao. Cioè lui dice che potevano farlo come l'hanno fatto in un tempo, lo facevano anche in altri. Però 4 partite su 4, facciamo 3 su 4 perché quella con l'Albania è stata una rimessa di Marco, e la partita è iniziata dopo un minuto in svantaggio, però abbiamo giocato tutte le partite partendo da un gol di svantaggio con la Spagna, con la Croazia e l'ultima con la Svizzera. È chiaro che non avevamo un'identità.
ha cambiato sempre formazione, addirittura pure metà squadra l'altro giorno, ha cambiato 6 undicesimi, quindi più della metà. Eravamo una squadra a metà tra quello che voleva fare Spalletti e quello che invece dettavano le caratteristiche dei giocatori. Non abbiamo avuto un'identità, quindi una volta che abbiamo preso uno schiaffo abbiamo cercato di ribaltare la situazione. È chiaro che anche con la Svizzera ha voluto fare una partita attendista, fa sfogare la Svizzera per poi cercare di colpire in contropiede con Chiesa, Esharawi e Scamacca, però per fare questo hai bisogno della corsa, hai bisogno di una condizione fisica che ti aiuti, e noi abbiamo dimostrato di essere sulle gambe, forse per una questione proprio fisica, di preparazione sbagliata o anche mentale. Io penso più la prima. Telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Domenico da Sesto San Giovanni. Buongiorno, prego. Riguardo il disastro Italia, prima volevo dire una cosa anche a lei. Ma se abbiamo lasciato a casa qualche giocatore che poteva cambiare l'inerzia di questa squadra, o questi sono e questi restano? E poi non so se avete sentito quello che ha dichiarato Buffon. Sì, volevo Buffon parlarne adesso. Ah, ok. No, perché è quello che dice Buffon è, come dire, dimostra quella che è la nostra situazione, probabilmente. Grazie. Vi ringrazio, buongiorno, arrivederci. Buongiorno. Beh, prima rispondiamo alla domanda. Beh, effettivamente non è che abbiamo lasciato a casa... Cioè, no, chi non abbiamo lasciato Baggio, abbiamo lasciato Totti o Del Piero. Abbiamo preso dei giocatori interessanti come Udoge... parzialmente forse, voglio dire, ne sia pure Zaniolo, che se in giornata magari un colpo da giocatore interessante te lo dà, però Orsolini più Esharawi secondo me poteva non abbiamo lasciato a casa niente di clamoroso, non sarebbe cambiato probabilmente nulla con altri tipi di convocazioni. Le parole di Buffon Di Buffon adesso ne parliamo, sì. Subito magari sentiamo prima la telefonata. Pronto? Pronto, salve Stefania. Salve, prego. Ciao, sono Roby da Vigevano. Niente, sulla nazionale io una considerazione la penso un po' come Luigi da Brescia, cioè il blocco dell'Inter è bello cotto e stracotto. Di Marco per me non è da nazionale assolutamente, andrà chiamato Calabria che è molto meglio che Di Marco. Bastoni è un giocatore mediocre ma non è tutto sto fenomeno, poi ci sono altri 3 o 4 che non meritano la maglia azzurra, come Scamacca che è molto lento, è un gatto di marmo che non c'entra niente con la nazionale, e altri 3 o 4. Via Spalletti, dentro Ranieri o Stefano Pioli, e l'Italia andrà ai mondiali. Ciao, grazie. Ciao. Beh, diciamo che a proposito di mondiali, così vado oltre il blocco Inter. Allora, da oggi stesso aveva detto Donnarumma, inizieremo a lavorare con cuore e testa, con l'obiettivo di prepararci al meglio per le prossime partite in mondiale. Poi ha parlato Donnarumma e dice: abbiamo l'orgoglio e il privilegio. Poi ha parlato Buffon: non siamo riusciti a decollare, ma come ci aspettavamo e speravamo. Il mondiale è il minimo sindacale, quello è l'obiettivo. È chiaro che si devono fare passi avanti, degli step convincenti e non andare a singhiozzo. A questa nazionale manca talento, dice, non credo. Quindi tanto è una risposta, seppur non diretta, alle parole di Donnarumma. Cioè, Buffon, il mondiale è il minimo. Buffon 2 settimane fa ha parlato di una nazionale che gli ricordava quasi da quella che ha vinto il mondiale, poi abbiamo visto. E questo quindi, è il pregresso da aggiungere. Essere un grande campione non vuol dire essere un grande dirigente, chiamiamolo così. Quindi Buffon dovrebbe spiegare il motivo per cui 2 settimane fa ha detto quelle cose, abbiamo visto tutt'altro. Quindi io non me la sento, con tutto il rispetto di Buffon, non me la sento di commentare queste parole. Invece voglio commentare quelle di Donnarumma, che ha dimostrato di essere, oltre un grande portiere, di essere un leader, ci ha messo la faccia subito da capitano e almeno un punto di partenza per il futuro c'è, quello di Donnarumma. Complimenti a Donnarumma, un po' meno a Buffon, perché 2 settimane fa ha parlato di una cosa che vedeva solo lui, al di là dei risultati che abbiamo visto in campo, sì, perché sì. Sapevamo come siamo partiti per l'Europeo, ci aspettavamo qualcosa in più ma non tanto di più. Ecco, poi diciamo che Spalletti non si dimette, però i Bookies poi candidano davvero Ranieri come sostituto. Ma quindi i Bookies lasciamoli dove sono. Che comunque fai bene a sottolineare questa notizia, però gli scommettitori, cioè le quote le fanno gli scommettitori, quindi se io domani volessi che domani ti fai i capelli, che ne so, la cresta, lo dico io, la percentuale, come si dice, la puntata si abbassa, come si dice, la quota. Va però bene. Se domani ti senti con questi capelli... Pronto, chi parla? Buongiorno Stefania. Buongiorno, prego, prego. Salve Luciano.
Ciao. Luciano, ma come si fa a fare i matrimoni con i fichi secchi? Si sapeva benissimo che questi non è che andassero molto lontano. Magari è stata qualche favola giornalistica di qualcuno che li ha paragonati ai Maradona, ai Messi e a qualcuno. Ho preso Buffon. Sì, primo. Ma qui cosa ne parliamo? Poi secondo, in questo paese, volevo sentire Luciano, non si dimette più nessuno. Ma qui dovrebbero da dimettersi tutti, dirigenza, allenatore e la FIGC, la Federazione Calcio, che negli ultimi 10 anni ha fatto solo disastri, da cominciare dai vivai. Di cosa parliamo? Questo è un calcio da riformare, Luciano. Questa è una dimensione che... E qui invece, e poi si parla sempre di sé, di sé. Posso dire una battutaccia, Luciano? Se mio nonno cagava soldi... No, vabbè. Benissimo. Pubblicità, il nonno. Però sulle riforme ne parliamo dopo, tra sì. poco. Rieccoci, allora, visto che con le ultime telefonate parlavamo di FIGC, no? C'è anche la ricostruzione, poi da vedere le mosse dopo quello che è stato un fallimento, quello della nazionale, quindi si parla di un pool di saggi per valorizzare i talenti azzurri, composto da Marotta, Giuntoli, Marino e Sartori, però che si dovrebbe ancora estendere, espandere, quindi per favorire rapporti club sì. nazionale. Sì, così Gravina può consolidare il voto che arriverà a marzo per la sua rielezione alla Federcalcio e sono tutti felici e contenti. E sì, in guerra in amore, nel calcio tutto lecito. Se ha bisogno della protezione civile, tra virgolette, per venirne fuori, Gravina, tutta una questione politica, insomma, anche questo pool di saggi. Se volessero davvero riformare il calcio, obbligherebbero tutte le giovanili a giocare con almeno 9 giocatori su 11 italiani. E basta, si possono mettere pure dei paletti nel campionato italiano, per dire, metà delle squadre devono per legge, tra virgolette, per regolamento, schierare solo italiani e sì. 2 stranieri. E facciamo così e poi ne riparliamo. Poi vediamo però chi gioca. Allora è inutile mettere i pool di esperti per questioni poi soltanto politiche, perché è chiaro che Gravina per essere eletto ha bisogno anche dell'appoggio dei club, non soltanto delle varie federazioni eccetera, e quindi di conseguenza è un'altra mossa assurda per far vedere che smuovono qualcosa ma poi alla fine non smuovono nulla. Allora, telefonata, pronto? Ah, buongiorno, sono Michele. Buongiorno. Volevo dire, Luciano, a lei non è sembrato di vedere il film Gli ammutinati del Bounty? Cioè proprio di vedere? Tu hai sentito? Gli ammutinati del Bounty. Ah, sì, gli ammutinati. Cioè, proprio un menefreghismo totale, una certa somiglianza ai politici. Ognuno pensava ai fatti suoi, a mettersi in moto. Chi entrava con una rabbia che non era spiegabile, forse la leadership di Spalletti non è andata nel giusto modo, ecco. L'unico che si è salvato a livello di personalità e leadership è stato Anna Roma, ma tutti gli altri non avevano nessuna volontà. Politici, grandi promesse, poi al lato pratico niente di fatto. La mutilati del Bounce. Grazie Michele, perfetto. La salutiamo. Buon proseguimento totalmente di giornata. D'accordo. Tu sei totalmente d'accordo. Sì. Effettivamente, però, se pensiamo quanto vive la nostra Italia poi di calcio, quanto siamo affezionati a questo sport, capiamo anche che il livello è anche l'amarezza, la delusione, perché non siamo una nazione che proprio non gioca a calcio, non ama il calcio, non parla di calcio. Allora, noi, è il nostro argomento. Il giorno in cui abbiamo scoperto di affrontare la Svizzera, molti hanno detto occhio che questa è una squadra temibile, una squadra che ci può mettere in difficoltà, come è successo anche alle qualificazioni mondiali, non a caso sono stati eliminati proprio dalla Svizzera. Però al di là di questo non è stata l'eliminazione il problema, è come siamo stati eliminati, ecco. Cioè senza scendere praticamente in campo, quindi quello non vuol dire scendere in campo, quello non vuol dire giocare a calcio, giocare a pallone magari. E sulla carenza di leader siamo d'accordo, non c'è un giocatore che poteva prendere in pugno questa nazionale, non soltanto dal punto di vista del carisma, ma ancora peggio dal punto di vista tecnico, dal punto di vista qualitativo, cioè non c'era un giocatore che tu dici vabbè adesso entra questo qui e ci risolve la partita. Emblematico è stato un calcio di punizione, quando sul punto di battuta si sono presentati Fagioli e Barella, che non sono due specialisti dei calci di punizione. Una volta li potevi presentare con Materazzi, Totti o Del Piero, faccio l'esempio del mondiale del 2006, chiunque poteva battere la punizione.
chiunque poteva battere una punizione. Materazzi era uno specialista dei calci di punizione, Totti non ne parliamo, Del Piero non ne parliamo, Pirlo, cioè qui chi va a battere la punizione? Fagioli, basta. Tra l'altro il CT ha raccontato questa cosa un po' sconcertante, cioè dicendo se va bene, facciamo che invece ce la giochiamo, no? Cioè che con la Svizzera sì. Sì, a parole, perché sì, poi come poi ai rigori chi avrebbe calciato? Sì, e anche quello è stato drammatico, cioè molti non... Allora, chi era che raccontava? Il Mondiale 2006, la finale contro la Francia. C'erano giocatori anche stanchi, chi si girava da una parte, chi si girava dall'altra, era Totti forse lo raccontava, chi si era tolto le scarpe come Gattuso eccetera, però lì è normale, una finale mondiale dopo 120 minuti, dopo una competizione di un mese logorante, è normale che qualcuno possa risentirsi di battere un calcio di rigore, però prima della partita, quando si chiede a chi se la sente di battere e nessuno risponde, qui si capisce la qualità dei nostri giocatori, la mancanza di leader, ripeto, non carismatici, perché poi lui puoi mettere Buffon, puoi mettere lì a parlare, dire a un giocatore vai, forza, sei bravo eccetera, però devo scendere in campo i giocatori, e dal punto di vista qualitativo, tecnico, siamo poca roba. Telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Sono Gianluca La Rosa di Mondiale. Sì, prego. Ascolta, come ti ho detto la televisione, ascolta, siccome purtroppo l'Italia si è andata fuori, è un caso raro, io adesso tifo la squadra più forte del mondo, che è la Romania. La Romania. Per me vince il campionato europeo la Romania. Cioè, secondo me sì. Ce ne so proprio convinto. Grazie, chi vincerà l'Europeo secondo te a questo punto? Vista Beh, la bella domanda, io ho visto molto bene la Spagna, che è una sorpresa per me, nel senso che i giocatori, l'identità di calcio che noi abbiamo perso, eccetera, però una squadra che ha un'identità di gioco, sai qual è l'11 titolare, cosa che noi non sapevamo, ha cambiato 3-4 volte la squadra, quindi eccetera. La Spagna la vedo molto tonica, e poi le solite, cioè la Germania è una squadra sempre molto interessante, però... Al di là di chi vincerà l'Europeo, sicuramente chi avrà futuro, oltre alla domanda che hai fatto tu, io aggiungerei chi avrà futuro per il Mondiale, per i prossimi Europei, eccetera. Oggi Enrico Sacchi è stato molto chiaro, la Germania 24 Coverciano, tra virgolette, non abbia, cioè, centri federali, non abbiamo soltanto uno, e questo fa capire perché la Germania comunque continuerà sempre ad avere una continuità di risultati. Ecco, da casa scrivono: per me la Francia la vedo solida, compatta e tosta. Beh, intanto poi parlava di Romania, cioè Romania-Olanda, no, prossimamente, quindi insomma si seguono un po' tutte... Sarebbe una grande sorpresa. Si seguono un po' tutte le partite a questo punto, però visto che abbiamo parlato e pronosticato un po' per gli europei, e per chiudere anche la parentesi ai noi italiana, a chi salvi dalla pagella, se salvi qualcuno dell'Italia che ha giocato? Salvo solo il portiere, Donnarumma. Con un... Salvo... Quale voto? 8. Ci ha tenuto a galla, se no saremmo usciti ancora prima. Calafiori, senza dubbio è un giocatore molto interessante, mi auguro che resti nel nostro campionato, perché se no vuol dire che finisce in Premier League, pure lui siamo rovinati da questo punto di vista, anche se farà più esperienza probabilmente. Con che voto Calafiori? 7.5, quindi più o mezzo meno voto in meno di Donnarumma, che è stato essenziale e decisivo, e poi non me ne viene in mente nessun altro. Zaccagni lo salvi? Ma per quel gol che... No, non lo salvo perché c'è illuso di... Cioè, ci uscivamo prima. Per... Ah, addirittura. Eh sì, fa sta figuraccia con la Svizzera. Però dai, è stata comunque una gioia, cioè ci ha portato quei minuti sì, di gioia. Sì, l'illusione di poter giocare contro la Svizzera. Tu dici invece... Sì, do 6.5 che è entrato e ha fatto gol, sì. Però niente di clamoroso. Poi tutti bocciati. Tutti bocciati. Che se ne dica. E che però... voto dai a Spalletti? Zero. Perché a parole ci ha presentato una nazionale che non abbiamo visto, ha fatto molta confusione, lo ha ammesso lui, che è, soprattutto quando dice dovrò migliorare e capire come si fa il commissario tecnico, e quindi zero. È come se non avessimo mai partecipato a questo europeo, non abbiamo fatto vedere nulla, abbiamo giocato un tempo con l'Albania e basta. Ma dobbiamo guardare al futuro, cioè, e come con si lui, guarda al futuro? Il futuro con lui per forza, perché ha 2 anni di contratto ed è giusto proseguire. Poi non... è giusto comunque proseguire, perché se gli dai zero
Ma io do zero perché non merita un voto, perché non è senza voto, dai. Però dici, comunque no, bisogna rimettersi in sesto. In giro ci sono Liberi, Allegri, Pioli, Ranieri, però al di là di quelli che possono essere gli errori di presunzione di Spalletti, qui c'è una grave crisi che riguarda il sistema calcio italiano, che riguarda i giocatori a disposizione che avranno i vari commissari tecnici. È un allarme che aveva già lanciato Roberto Mancini. C'è chi si riempie la bocca di proclami, di progetti, e poi non porta avanti nessuna riforma che sono essenziali per il nostro calcio, che sono anche altri centri federali, la possibilità di lanciare più giocatori italiani nel nostro campionato. Continuiamo ad andare a prendere sconosciuti dall'estero, giocatori che vengono qui, prendono lo stipendio e poi non fanno neanche gli europei o i mondiali, e quindi saremo sempre costretti a subire quelle che sono le scelte dei club, che comunque pensano al loro profitto e non gliene frega niente del sistema calcio. Benissimo, con questa ventata di ottimismo chiudiamo Metropolis Calcio. Ci ritroviamo domani alle 12.30. Grazie Luciano. Da Zurigo, tra l'altro. Da Zurigo è tutto. E niente, grazie per averci seguito e per i vostri messaggi e telefonate. Domani, buona ciao. Buona giornata.